ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Wanda, senza cattiveria, così in amicizia, ma cosa speri di ottenere? Cosa speri di ottenere? Mettendo facendo le storie, mettendo Mauro che esulta con la maglia dell'Inter, tutti sti déjà vu, tutti sti ricordi. Tanto Zhang non si incompassionisce. Non so chi vuole, qualcuno vuole incompassionire, qualche tifoso, vedovo c'è, quindi qualche tifoso magari lo riesce a incompassionire. Poi, cioè, non hai speranza di tornare all'Inter. Per voi non c'è speranza. E non ve lo sto dicendo con cattiveria, però ci dovete arrivare. L'anno scorso ci avete messo tutto il calciomercato per arrivare a capire che per voi all'Inter non c'era speranza. Tanto che, presi dalla disperazione, a calciomercato quasi finito avete fatto causa all'Inter, poi vi siete resi conto di aver fatto una cazzata sopra tutte le altre cazzate, cioè, quindi cazzate, cioè pensavate veramente di far paura a Zhang con una causa, avete capito di aver fatto una cazzata e l'ultimo giorno di mercato avete accettato il parcheggio al Paris Saint-Germain, il parcheggio, perché io lo dico fin dall'inizio che, ragazzi, aspettatevi che Icardi, per un motivo o per l'altro, non ci sta a Parigi, non ci sta. Poi voi direte, ma il Paris Saint-Germain che non lo riscatta? Io ho sempre detto che comunque, anche se l'avessero riscattato, lui lì non ci sarebbe rimasto, perché comunque c'è questa clausolina, si dice che lui si è tenuto come paracadute per non rimanere lì. Va bene, adesso Icardi cosa ha fatto? Ha fatto la sua stagione a Parigi. Non era neanche cominciata male, a dire la verità, perché era cominciata a suon di gol. Poi cosa è successo? È successo che se uno nasce tondo non muore quadrato. È successo che a metà stagione è venuto fuori il solito Icardi, che ha litigato con l'allenatore, è volata una sedia negli spogliatoi a Dortmund, leggo si dice che Mbappé con Neymar non va d'accordo, magari saranno le solite male lingue dei giornali, però insomma, conoscendo il tipetto, non mi meraviglierei. Eppure era colpa di Spalletti quando era all'Inter, era colpa di Perisic, era colpa di Brozovic, il clan degli slavi. Poi è andato a Parigi, ma a Parigi non c'è Spalletti, a Parigi non c'è Perisic, a Parigi non c'è Brozovic, quindi è successo quello che la natura, la normalità ha fatto sì che succedesse, eh? Che se uno nasce tondo non muore quadrato, è venuto fuori anche a Parigi, è venuto fuori la vera persona Icardi. Adesso che ti stai rendendo conto che la stagione sta finendo e ti piacerebbe ritornare all'Inter, perché tu brami, il tuo sogno è quello di tornare all'Inter, ma non avete mai capito che i metodi che usavate erano sempre sbagliati. Ogni volta che tu facevi un tweet, una dichiarazione, andavi in televisione, invece di migliorare la situazione, davi un'altra vangata per scavarti la fossa, Adesso che all'Inter vi hanno messo la croce sopra, che non vi vogliono più, cosa fai? Ricominci a mettere le storielle, a dire come balla Milano, metti le storie con lui in maglia nera azzurra. Non perdere tempo, non perdere tempo, che Zhang, cioè non devi convincere me, non devi convincere il popolo di YouTube, di Instagram, devi convincere Zhang, e convincere Zhang non ce la fai né con una storia, né con un balletto, non ce la fai con niente, non ce la fai. Quindi, Wanda, non renderti... Cioè, anche la dignità, è come quando ti lascia la fidanzata, ci puoi rimanere male all'inizio, no? È capitato a tutti. Poi dopo un po' però deve venire fuori la tua dignità e devi dire, cazzo, basta, si ricomincia da un'altra parte, vita nuova, no? Te invece ogni volta cerchi di ritornare alla casa madre, ti piacerebbe ritornare alla casa madre, ma non hai capito che tanto ormai non c'è più niente da fare. Puoi mettere una storia anche domani, puoi mettere una storia anche fra 3 giorni, puoi mettere anche i gol che ha fatto nel derby fra 5 giorni. Zhang non lo convinci, c'è niente da fare. Quindi io, se fossi in te, lavorerei già per trovare innanzitutto chi caccia quei benedetti 70 milioni e in più per trovare una nuova squadra a Maurito, che è fortissimo, il re dei bomber, grandissimo, grande giocatore, numero uno, idro incontrastato, che faceva la panchina gli ultimi mesi al Paris Saint-Germain. Banda.
Dai retta a me, Wanda. Arrenditi. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic. Seguitemi su Instagram, clic clic clic. Like alla pagina Facebook. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Arrenditi, Wanda.